Ok ragazzi, nuovo video, oggi un argomento un po' fuori dal coro, che è quello di come scegliere il proprio preparatore. Credo che sia un argomento molto interessante perché adesso che si sta riaprendo la stagione si stanno un po' tutti muovendo sul cercare di capire qual è il proprio preparatore, o comunque qual è il preparatore cui rivolgersi. A me stanno arrivando tantissime richieste, tra parentesi in questo momento abbiamo bloccato completamente il coaching, tutte le nuove richieste perché siamo completamente pieni, quindi mettiamo tutti quanti in una waiting list. Diciamo una lista d'attesa che sembra bruttissimo, però in questo modo possiamo garantire una efficienza del nostro servizio, quindi possiamo garantire una buona qualità del nostro servizio di coaching. Quindi logicamente per tutti quelli che ce lo chiedono, tutto il resto, verrete poi contattati quando logicamente si liberano delle slot tra i nostri atleti. Però al di là di questo è un momento, è un periodo della stagione in cui tutti si stanno muovendo e secondo me vale la pena fare un po' delle riflessioni che si basano su quella che è stata la nostra esperienza in generale e delle riflessioni da qualcuno che lo fa di lavoro di base. Allora, partiamo dal presupposto che io sono molto d'accordo sul farsi seguire da un preparatore, questo sia se siamo atleti, sia se siamo amatori, sia se siamo agonisti, sia se a nostra volta siamo dei preparatori, perché logicamente il bagaglio di esperienza che ti può dare un'altra persona è immenso, una persona valida quantomeno, e soprattutto il farsi seguire da qualcun altro che ha un occhio esterno è di fondamentale importanza, soprattutto in determinati momenti che sono quelli più critici di una preparazione agonistica, per esempio, o comunque una fase di cut, una ricerca della top condition. Oltre questo, logicamente, il fatto di farsi seguire dal preparatore ci consente di uscire da quelle che sono le nostre comfort zone e quindi in un certo senso, al di là di sperimentare qualcosa di nuovo, anche massimizzare quelli che sono i nostri risultati. Quindi, detto questo, il problema di base è come scegliere il preparatore. Ora, secondo me c'è un po' una falsa concezione del fatto che ci sono preparatori migliori di altri. Ora, lasciando stare che logicamente questo è vero, nel senso che ci sono dei cacciaroni in giro, ci sono persone che si improvvisano, ci sono persone che ancora devono fare esperienza, come logicamente anche i sottoscritti, però da un certo punto in poi, a mio avviso, quelli che sono i preparatori di un certo livello, quindi di rango, se vogliamo, di fama internazionale, in qualche modo l'idea che ci siano dei preparatori migliori di altri è sbagliata. Noi conosciamo bene o male, o comunque abbiamo avuto la possibilità di scambiare due parole, di chiacchierare, di entrare un po' più nel dettaglio con molti atleti di alto livello, agonisti, professionisti, e quello che abbiamo notato è che non esiste il preparatore migliore o peggiore, quanto piuttosto il preparatore giusto per noi, per voi, ok? Quindi già a partire dall'idea che la nostra scelta deve essere orientata non su quello che sia in assoluto il preparatore migliore, ma quello che sia il preparatore giusto per noi, può fare veramente la differenza. Ora, che cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui scegliamo a chi rivolgerci, dobbiamo tenere in considerazione, secondo me, tre importanti aspetti, ossia il modo in cui il preparatore vive il rapporto di coaching, il modo in cui il preparatore vive e concepisce il bodybuilding e il modo in cui logicamente il preparatore lavora. Il modo in cui il preparatore vive il rapporto di coaching, questo è molto diverso, lo dico perché ovviamente noi ci rapportiamo anche a molti nostri colleghi. Ci sono preparatori che tendono ad essere più distaccati nei confronti degli atleti e mettere in qualche modo una barriera, se vogliamo, professionale, e preparatori che tendono invece ad avere un rapporto più intimo. Di nuovo, non esiste un meglio o un peggio, non esiste un giusto o sbagliato, ma esiste un qualcosa che funziona meno tra di noi, nel senso che noi personalmente tendiamo a creare un rapporto umano molto forte con i nostri atleti. Capita spesso che usciamo a cena insieme, ci parliamo su WhatsApp di cose che sono completamente strane al coaching, completamente diverse dal coaching, come degli spunti, non so, musica, playlist, come è andato con la ragazza. Molto spesso è capitato più volte che siamo entrati in contatto con la famiglia, con la realtà degli atleti. È capitato che l'atleta venisse a contatto con la nostra famiglia. Insomma, ovviamente non è così con tutti, sia chiaro, però tendiamo a creare un rapporto umano che secondo noi è la base di una bella collaborazione, ma semplicemente perché questo è il nostro modo di vivere, banalmente, al di là dell'attività professionale. Ora, ci sono atleti con cui questo funziona, quindi effettivamente si crea sintonia da questo punto di vista, e atleti, persone con cui vediamo che comunque non c'è tanto questa richiesta, e in un certo senso
preferirebbero avere un po' più di distacco e lontananza, o quantomeno sono loro stessi a mettere una barriera professionale e non entrare troppo in contatto, ok? Quindi questo secondo me è un primo aspetto importante. Se tendete e ricercate comunque la creazione di un rapporto umano, allora già orientarvi su dei preparatori che lo vanno a creare è una buona opzione, perché vivrete meglio il rapporto di coaching, e questo è quello che logicamente io anche ho sempre ricercato con i preparatori cui mi sono rivolto. Mentre invece se vi piace mantenere una barriera professionale per come siete fatti tutto il resto, allora giustamente orientarvi su dei preparatori che mantengono questo distacco, che di nuovo va benissimo, anzi da certi punti di vista è anche meglio, questo perché abbiamo preso le peggio inculate con questo nostro aprirci a 360 gradi. Secondo punto, come il preparatore vive il bodybuilding. Ora, di nuovo, faccio un esempio. Noi personalmente viviamo un bodybuilding, non voglio dire no pain no gain, ma comunque un bodybuilding in cui l'atleta viene trattato come atleta, ok? Quindi richiediamo tanto dai nostri atleti, noi chiediamo veramente, veramente tanto. Li spingiamo oltre quelli che sono i loro limiti e pretendiamo che loro ci vadano fino a quel livello. Ora, questo non vuol dire che andiamo a impostare delle programmazioni o delle schede che siano totalmente fuori scala, cioè sparare a una formica col bazooka, assolutamente no, tutto viene contestualizzato in base alla persona, però background della persona, anamnesi dell'atleta, si fanno le prime valutazioni, si impara a conoscere l'atleta e poi io da questo atleta richiedo tutto quello che mi può dare. Vado a scaricare nel momento in cui ha bisogno di scaricare, vado a impostare tutto quanto in base alle sue capacità di recupero, però se l'atleta mi può dare 5, io pretendo che mi dia 5 e qualcosa in più e lo spingo verso il 6, se l'atleta mi può dare 7, pretendo che mi dia 7 e lo spingo verso l'8 e via discorrendo. Quindi tutto proporzionato, però noi chiediamo tanto. Ora, abbiamo notato che ci sono degli atleti, dei ragazzi, dei clienti che questa cosa la sopportano molto bene, gli piace tanto questo essere loro spinti, riescono proprio grazie al nostro incentivo ad andare oltre. Ci sono atleti che non riescono semplicemente, quindi continuano, insistono, dicono che fanno eccetera, però vediamo che in realtà stanno giocando un po' col freno a mano tirato, e noi ce ne accorgiamo benissimo dai report, ce ne accorgiamo benissimo da quel che ci vanno a dire, dai feedback, da come comunichiamo, perché ormai con una certa esperienza che meno male stiamo ancora accumulando, ma che ormai abbiamo, di certe cose ci se ne rende conto benissimo. E ci sono anche casi in cui semplicemente il cliente, l'atleta, dopo tot periodo dice: guarda, Ludo, io così non ce la faccio, io non riesco a lavorare in questo modo, e si orientano in questo caso su metodologie, comunque su preparatori che vedono una visione del bodybuilding un po' più easy, se vogliamo, un po' più sostenibile, che di nuovo non è che è peggiore, migliore, tutto il resto, è altrettanto efficace ed anzi nel loro caso è ancora più efficace, perché logicamente risponde a quelle che sono le loro esigenze, ok? Quindi non esiste un migliore o peggiore, di nuovo tendo a ribadirlo, non voglio dire noi lavoriamo così, questo è il nostro modo di lavorare, tutto l'altro è cacca, assolutamente no, sto soltanto dicendo che ci sono valutazioni diverse che bisogna fare, quindi questo è, e va benissimo così, ok? Non c'è sintonia sul nostro modo di vedere il bodybuilding, la persona, l'atleta preferisce allenarsi in un'altra maniera, perfetto, con noi semplicemente non funziona, perché continueremo comunque a chiedere tanto sull'atleta e non siamo quel tipo di preparatori che scendono a compromessi pur di mantenere l'atleta, il cliente, il dinero. Detto questo, terzo punto, il modo in cui il preparatore lavora, e questo anche è altrettanto importante. Ora, il modo di lavorare e di concepire il coaching è molto diverso di preparatore in preparatore. Ci sono preparatori che preferiscono avere un rapporto molto più costante con gli atleti, preparatori che preferiscono sentirsi soltanto tramite mail, preparatori che privilegiano consulenze su Skype, preparatori che lavorano dal vivo, preparatori che non lavorano assolutamente dal vivo ma soltanto online. Ci sono preparatori che chiedono check ogni settimana, ogni 2 settimane, ogni 4 settimane, ogni 8 settimane, insomma ci sono modalità di lavoro completamente differenti. Secondo me anche qua c'è un discorso soggettivo, nel senso che allo stesso modo ci sono atleti, ragazzi che tendono ad essere più autonomi, quindi
semplicemente vogliono i loro programmini, stanno a posto, non vogliono nient'altro, hanno le loro spiegazioni e vanno avanti tranquilli. Ci sono invece atleti che vogliono avere un rapporto molto più a contatto col proprio preparatore, quindi potergli fare domande, dubbi, sentirsi tutti i giorni e tutto il resto. Altra particolarità, ci sono preparatori che possiamo dire sono molto più scenografici e formali, e in un certo senso noi anche rientriamo in questi, quindi mandano tutta la scheda fatta bene, impaginata carina con il logo e tutto il resto, quindi tutto molto formale tramite mail eccetera, e ci sono preparatori che invece sono molto più informali alla mano, e questo, badate, è una caratteristica di preparatori di alto livello che, lavorando con atleti che sono molto molto autonomi, anche limitarsi a dare delle indicazioni su WhatsApp con feedback costanti, quindi comunque un follow up molto costante, molto frequente, ma di base delle indicazioni così scritte su WhatsApp, aumenta di qua, fai di questo, inserisci questa ricarica e tutto il resto, insomma ci sono approcci che sono molto molto più informali, che io non disdegno, nel senso che mi ci sono trovato bene in passato a lavorare in questa maniera con dei preparatori che mi aggiornavano su WhatsApp così sul momento, perché personalmente sono autonomo, e per quanto a me piaccia impaginare tutto carino, dare i programmi tutti belli impaginati, tutto in maniera molto formale, comunque anche di questo non disdegno. Poi noi dal canto nostro, per far fronte a questa situazione e soluzione, abbiamo diverse modalità di lavoro nei confronti dei nostri atleti in base a quello che preferiscono loro. Siamo partiti da una modalità che era veramente ossessiva in qualche modo con gli atleti, perché di nuovo ci tenevamo a creare un rapporto umano, quindi ci si sentiva non soltanto tramite report, schede e tutto il resto, ma anche in un parallelo canale su WhatsApp in cui finivamo per cazzeggiare tutto il tempo, però rispondevamo a tutti i dubbi, tutte le cose, e abbiamo poi ideato delle soluzioni un po' più soft ed per chi semplicemente si sente più autonomo e di nuovo richiede, se vogliamo, anche un certo distacco dal proprio preparatore. E di nuovo, da quella che è la nostra esperienza, non c'è giusto o sbagliato, non ci sono modalità che funzionano di più o di meno, semplicemente si tratta di come una persona si sente di lavorare meglio. Quindi di base a questo, io quello che voglio dirvi in ultimo per concludere è di non basatevi su quelli che sono i risultati che vedete o gli atleti che vedete di altri preparatori, anche perché la componente genetica, è inutile a dirlo, vale tanto. Se ho un cavallo di razza, posso essere un pessimo preparatore, posso essere un ottimo preparatore, ma le differenze in termini di risultati saranno comunque minime, sarà comunque sempre un cavallo di razza. Basatevi più che altro sul, ecco, chiedetevi non tanto quanto quel preparatore ha fatto migliorare quell'atleta, ma quanto quel preparatore può far migliorare allo stesso modo me. Quindi basatevi un po' su quello che è il vostro istinto, basatevi sulla risposta che avete a queste tre domande, quindi indagate un po' come lavorano questi preparatori, se vi piace quello che trasmettono, se vi piace il loro modus operandi. E soprattutto un'altra cosa conclusiva a cui noi teniamo molto: il coaching deve essere un'esperienza formativa, ragazzi, quindi non basatevi soltanto sui risultati ultimi che vi può portare, ma su tutta quella che è la formazione durante il percorso. Quindi il fatto che vi arrivano delle schede che voi dovete replicare come pecoroni, ecco, secondo me non è questo il coaching, questo è semplicemente un ricevere schede e fare schede, ma questo è. Il coaching secondo me è e deve avere un rapporto formativo, nel senso che io pretendo che il mio atleta capisca esattamente non solo che cosa deve fare, ma perché lo deve fare, perché io so che se capisce il perché, allora andrà a fare questa determinata cosa meglio, in maniera più precisa, e questo è il motivo per cui cerco sempre di spiegare le ragioni dietro ad ogni singolo cambiamento, ad ogni singolo report, e cerco di fare in modo che l'atleta sia incentivato a farmi tutte le domande che gli vengono in mente. Quando mi chiedono scusa se ti faccio così tante domande, no, devi farmi domande, perché io sono tranquillo che mi rispetti tutto. Quando non mi arrivano domande, ma è andato tutto bene, a posto, ok, facciamo così sulla base del report che mi mandi, ok, perfetto, tutto chiaro, dopo 12 settimane così inizio ad andare in puzza, perché secondo me c'è qualcosa che non va, perché non può essere tutto chiaro, ci deve essere un minimo di curiosità di base, o almeno questo è come intendo io il coaching. Quindi ricercate soprattutto un'esperienza che possa per voi essere formativa, e in un certo senso, se vogliamo, basatevi anche su quello che è il vostro istinto, che sicuramente non sbaglierà mai. Quindi questo è tutto, commentate qua sotto se avete delle riflessioni e magari quelle che sono state le vostre esperienze con il coaching, insomma, che cosa ne pensate in generale, le esperienze che sono state positive o negative. E detto questo, ci vediamo al prossimo video.